sotto mille maniere, come hai detto anche adesso te, sottraendo anche la casa, mettendola all'asta, magari per piccoli debiti o per debiti non dovuti addirittura. Ma insomma, tutto questo poi è stato messo alla berlina più volte attraverso l'imposizione dell'ICI o dell'IMU, come uno lo vuole chiamare, mo la tolgo, mo la levo, mo la tolgo, mo la levo. O una cosa è legale e va fatta, come per esempio la carcerazione di un assassino, cosa che invece non si fa più, non si fa più nemmeno, nemmeno quella, e invece andrebbe assolutamente fatta per togliere dalla circolazione un pericolo pubblico che può essere in qualunque momento diciamo attivato. Tra parentesi, voglio sempre ricordare, perché qui le persone non lo notano, che un poveraccio come a Corona gli hanno dato 14 anni, 16 anni, 16 anni, come a quello che ha assassinato quella donna che ha deturpato il volto. Allora, immaginate che cosa ci deve essere stato sotto e dire. Ma lui sicuramente sa delle cose che non deve dire. Deve avere coinvolto sicuramente qualche personaggio tipo cardinale o papa, perché lì il potere è di questi qui, certo. Perché 16 anni a un poveraccio fotografo, anche ricattatore, quanto vuoi, ma insomma, se gli dai 16 anni all'assassino comprovato. Andiamo avanti. Quindi ci sono tutta una serie di leggi che non sto a dire, che però chi vuole si scarica questa relazione e trova tutto, anche di più. Allora leggo solo qualche passaggio. E quindi ci sono tutta una serie di leggi, fra cui anche il decreto legislativo del 2201 del 6 dicembre 2011, che prevedono, anche il signor Matteo Renzi ha detto in due o tre occasioni in questi giorni che a dicembre toglierà l'IMU, la tassa sulla prima casa. Ce la metti in culo? No, io vorrei capire, sotto scacco come è questa amministrazione attuale da parte dell'Europa e dei poteri della City, mondialisti in generale, vorrei capire dove va a trovare i 20 miliardi all'anno. Questi fanno così, hanno sempre fatto. Sì, però è dal 43 che questi vanno avanti così. Non la possono non possono metterlo però sulla prima casa, lo metteranno su un'altra cosa. No. Faranno pagare la benzina e il trigo, magari. Cambiano il nome della legge. L'IMU oggi è un nome che gli hanno dato l'altro ieri. Lo so. Cambieranno il nome. Vabbè. Io tolgo l'IMU. Andiamo tu togli l'anima dei mortacci. Andiamo avanti. E tuoi dal culo, dalle tue emorroidi. Andiamo avanti. Capito? Allora, andiamo al motivo della relazione. Ci sono quindi tutta una serie di azioni, di usurpazioni, come abbiamo detto, a ogni livello, sotto qualunque luce lo vogliamo vedere, usurpazioni in danno del dettato costituzionale e comunque dei diritti naturali e inalienabili dei cittadini italiani. E allora occorre quindi, come ho detto in apertura qua, rifiutare l'obbedienza alle leggi. E questo non è un caso limite, è un caso previsto dalla legge stessa. Quindi leggiamo che cosa si può fare. Quindi intanto c'è una insussistenza dei fatti attribuiti ai cittadini ed è uno scambio di persona. Perché? Perché, ricollegandomi a quello che ho detto prima, l'emissione monetaria e il fisco devono essere in capo ai cittadini, cioè l'emissione monetaria deve essere gestita dai cittadini che poi ne subiscono le conseguenze attraverso il fisco, no? E quindi devono essere entrambi gestori del loro destino, sia di emissione monetaria sia di pagamento delle tasse attraverso il fisco. Quindi i cittadini hanno titolo e devono essere sovrani decisori della loro sorte nella emissione, cioè nella nascita del valore e nella morte del valore, no? Quindi l'insussistenza è questa. Di fatto, nel corso dei decenni, ultimi decenni, prima con la riforma di Domenico Beneduce del 1936,
le banche erano state esautorate dalla loro diciamo privatizzazione, della loro privatizzazione, erano state i sei istituti o tre che si voglia dire, erano stati nazionalizzati, i più importanti, ed erano quelli che in pratica controllavano la Banca d'Italia attraverso la partecipazione azionaria. Nel corso degli anni gli affaristi che erano rimasti all'interno delle banche hanno messo in atto ogni sistema truffaldino per gradualmente, tantinin tantinello, ogni giorno gradualmente sottrarre un briciolo di potere al governo e al Ministero del Tesoro in particolare, e quindi al controllo politico da parte dei cittadini. E quindi gradualmente hanno accentrato finché fra l'81, il 91, il 92, poi il 97 e poi il 2002 praticamente oggi ci ritroviamo la Banca Centrale Europea che non deve rispondere a nessuno, neanche civilmente e neanche penalmente, e che quindi fa come cazzo gli pare, e ci ritroviamo uno Stato, perché è uno Stato internazionalmente di diritto praticamente, perché è autonomo, quindi è uno Stato, anche se è uno Stato virtuale come la Chiesa, per esempio, la Chiesa romana. E no, la Chiesa romana c'ha il territorio. C'ha un territorio, vabbè, ma puramente formale, che è importante, certamente. Ma cinguatta quello che facciamo, vuole dentro quel territorio, capito? Facciamo l'esempio del Fondo Monetario Internazionale, che è più attillato. Sì. Allora, è uno Stato internazionalmente riconosciuto. Stato senza territorio, ma uno Stato che è autonomo, autocostitutivo e quant'altro. E quindi noi ci ritroviamo a dover subire da una parte l'emissione monetaria ad capocchiam da parte del governatore della Banca Centrale Europea, che oggi guarda caso si chiama Draghi, non nomen omen, che quindi fa il suo porco comodo e se ne frega di quello che poi il fisco italiano medioevale, perché è basato su concetti medioevali, quando ancora perché nel 73, quando hanno fatto la legge sul fisco, la 603 del 73, ancora erano in piedi molte istituzioni non ancora diciamo modificate in base agli accordi di Camp David del 71. Certo. Quindi la ratio logica soprattutto su cui si basava questa legge era la ratio sul valore del possesso del cittadino, cioè il cittadino era considerato ancora il possessore del possesso d'emissione monetaria come era fino al 71. Quindi quando noi oggi ci ritroviamo invece in un'epoca che è fantascientificamente miliardi di anni avanti rispetto a quella che era l'imposizione fiscale del 73, oggi ci ritroviamo ancora un modello fiscale basato su quel principio logico, ed è lì la distorsione, l'usurpazione di diritto, cioè da una parte leggi apparentemente eque, apparentemente logiche, morali e quant'altro, quelle del fisco del 73, che in realtà recepiscono valori e concetti d'allora, basati però su una struttura sociale, economica, finanziaria, millenni avanti nella fantascienza. E quindi che cosa è? Quindi per arrivare all'essenza, oggi ci ritroviamo un cittadino che da una parte è stato derubato dall'emissione monetaria e che non gli compete più e su cui non può intervenire nel minimo modo, e dall'altra un fisco imposto dall'alto e dai poteri forti che controllano, che apparentemente sono italiani e nominati e eletti dagli italiani, ma che in realtà sono sotto il controllo del grande potere mondialista che appunto controlla anche la Banca Centrale Europea e che permette l'esistenza in vita, la sopravvivenza di un modello logico, matematico, fiscale di secoli fa. Il cittadino che è uno scambio di persona, perché se io, è come se processassimo, uno ammazza, cioè un omicida che ammazza l'emissione monetaria, e però viene catturato
un innocente e viene condannato l'innocente. Cioè il parallelo è questo, c'è un omicida che ammazza una persona, ma invece di andare a acchiappare l'omicida, cioè la Banca Centrale Europea che ammazza l'emissione monetaria, si acchiappa poi il povero cittadino italiano che magari ha il suo appartamento, la sua casa, che paga con il suo lavoro, che paga con il suo lavoro e che viene condannato per il misfatto fatto dalla Banca Centrale Europea. Le condizioni sono queste, cioè i ruoli degli attori in scena sono questi: da una parte l'omicida che è la Banca Centrale Europea che emette la banconota come cazzo gli pare a lei, e dall'altra il cittadino italiano innocente che non ha nessuna colpa di un cazzo perché l'emissione non l'ha fatta lui, che però deve pagare i debiti fatti dalla Banca Centrale Europea, creati ad arte dalla Banca Centrale Europea. E con questo direi che aspetta, dobbiamo... andiamo avanti perché questo è il primo livello di dimostrazione, cioè si può condannare un cittadino che non ha compiuto il reato, che è uno scambio di persona, non è lui che ha commesso l'omicidio ma un altro, però viene condannato quello che viene acchiappato, non importa chi sia l'omicida, non viene preso in considerazione. Punto 2, questo era il punto 1 della disamina, il punto 2 è l'incapacità di apertura del procedimento e di stare in giudizio, come abbiamo detto tante volte, cioè il fisco italiano per fare questa sentenza di colpevolezza del cittadino italiano lo fa fare non ad un giudice, il che, facendo sempre il parallelo con il procedimento penale, giudiziario, uno c'è tutta una serie di ruoli, c'è il colpevole, c'è quello che viene acchiappato, che magari c'è una scambio di persona, può esserci, però dall'altra parte ci deve essere un giudice che condanna. E invece no, in Italia che cosa succede? Che a condannare l'incolpevole, perché come abbiamo detto non è lui il colpevole ma anche qualcun altro, però viene chiamato a giudicare il cancelliere, l'usciere. Cioè, qui abbiamo appunto detto che la signora Orlandi non è nessuno, non c'è nessun ruolo, è stata messa lì abnormemente in evidente fattispecie di usurpazione di diritto, che lì non c'ha diritto di starci quella signora lì, e lì invece è addirittura presidente di Equitalia, direttore generale. Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate, io scusa. E quindi non può stare in giudizio, cioè lì non c'è, lì ci deve stare un giudice che è assunto sulla base di un concorso, di un corso e di quant'altro. E qui invece noi abbiamo tre quarti delle cartelle esattoriali del fisco che vengono emesse da gente che non può stare in giudizio. Punto 3. La resistenza alla lesione dei diritti costituzionali violati, cioè esistono tutta una serie di leggi sia nazionali che internazionali, di codici e di quant'altro, fra cui per esempio la dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino del 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48, poi quelle successive del 53, eccetera, eccetera, e quindi tutta una serie di riconoscimenti internazionali, oltre che quelli del codice civile italiano, del codice penale, anche del codice militare di pace e del codice militare di guerra addirittura italiani, e anche addirittura della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che ovviamente disciplinano questo diritto dovere da parte dei cittadini di opporsi a modalità illegali di procedere della pubblica amministrazione o del governo. E quindi questo è il terzo punto. Il quarto punto, tralascio tutte le altre considerazioni, ma ecco, vale la pena di leggere questo, riguarda la resistenza collettiva, perché la resistenza può essere sia individuale che collettiva, ora ovviamente. Il professor Giuliano Amato, acuto costituzionalista, il dottor Sottile, in seguito poi diventato presidente del Consiglio dei Ministri, nel 61 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato Governo non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono
stati trasferiti magari in via permanente dal popolo. Pertanto l'esercizio di quei poteri deve svolgersi per chiaro dettato costituzionale in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare. Sicché quando tale conformità non sia perseguita da quell'azione è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme. E di più, che la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento, qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all'interno dello Stato Governo, ripristinare con altri mezzi, fra virgolette, molte virgolette, il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione. Ed inoltre, nel 62, l'anno successivo, scriveva che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo Stato apparato fosse partecipe dell'azione eversiva, compiendo atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione, allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza individuale e collettiva, ove circostanze particolari lo impongano. Come può disconoscersi al popolo che nella sovranità è titolare e che ne controlla l'esercizio, da parte dello Stato Governo il potere di condurre alla legittimità con mezzi anche non previsti questo esercizio ove irrimediabilmente se ne discosti? Cioè praticamente se il Governo si comporta illegalmente, ha, come si dice, Al dovere di essere soppresso. Ha il dovere di essere soppresso, annichilito e rimesso l'ordine secondo il volere popolare. A brigante, brigante e mezzo. Vabbè. Vi dico qualcosa? No, assolutamente no. Ciao a tutti, sempre so long. Ecco, vedi? Questa, vedi?